Nel video di oggi continuiamo con ricette gustose e velocissime che non ti faranno perdere troppo tempo ai fornelli. Prepareremo un'insalata di anguria, cetriolo e feta, dissetante e freschissima, perfetta per preparare un pranzo in 5 minuti. Poi faremo delle piadine di fave ispirate al famosissimo pane indiano naan a base di yogurt, nella nostra versione semplificata senza lievito di birra, perfetto da farcire con ortaggi, carni o salse, oppure da utilizzare come sostituto del pane. Come ultima ricetta prepareremo uno snack buonissimo, perfetto da sgranocchiare quando si è in giro, oppure da arricchire insalate o zuppe al posto dei crostini. Ricorda di mettere un mi piace, di condividere se ti sono piaciute le ricette e di lasciarci un commento scrivendo quale ricetta ti è piaciuta di più. Ci vediamo nel prossimo video! Per l'insalata di anguria, cetriolo e feta ho tagliato a cubetti un cetriolo grande. Ho preferito utilizzarlo con la buccia, ma tu puoi tranquillamente sbucciarlo. Poi ho tagliato 300 g di anguria dopo aver tolto i semi e li ho uniti in una ciotola. Poi ho condito con dell'olio di vinacciolo del sale delle foglie di basilico e ho mescolato il tutto. Ho aggiunto l'insalata su un piatto e poi ho guarnito con della valeriana e ho sbriciolato circa 100 g di feta. Alla fine ho aggiunto dei semi di zucca per un tocco croccante in più. Per le piadine ho unito 140 g di farina di fave, 2 g di cremor tartaro più 2 di bicarbonato. Ho mescolato il tutto. Poi ho aggiunto 80 g di yogurt di soia. Ho mescolato bene con un cucchiaio e poi ho lavorato l'impasto a mano. Ho infarinato il piano e ho impastato a mano fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Poi ho diviso l'impasto a metà e ho creato le piadine stendendole con un matterello. Non le ho fatte troppo fini, circa 4 mm di spessore. Queste piadine sono piuttosto fragili per la mancanza di glutine, quindi anche la loro consistenza sarà meno elastica. Una volta stese, le ho cotte in una padella leggermente oleata per un paio di minuti da entrambi i lati. Alla fine le ho condite con della maionese dell'insalata valeriana delle carote a julienne e delle fettine di bresaola.
Per la terza ricetta ho aggiunto 500 g di ceci cotti in una ciotola, dopo averli scolati e sciacquati. E poi li ho conditi con 2 cucchiai di origano. Due cucchiai di paprika dolce, del sale, dell'olio d'oliva, e degli aghi di rosmarino. Ho mescolato bene il tutto. E poi li ho distribuiti su una teglia con della carta da forno e li ho cotti a 200 gradi per circa 30 minuti. Se li vuoi più croccanti, puoi allungare il tempo di cottura. Questi ceci sono deliziosi da sgranocchiare da soli. Oppure da aggiungere in un'insalata.